Però noi tutte le settimane ne parliamo di Zaniolo, dobbiamo trovare una... Veniamo a capo di questa storia, perché se ne parla ogni giorno. Guarda, croce e delizia. Ma infatti se ne parla croce troppo, perché stiamo parlando di Zaniolo, di una partita che non c'è, che è stata giocata. No, perché anche quando squadra non c'è, vedi, fa rumore. Può essere un problema, appunto, è un problema di Mourinho, ma se noi parliamo di Zaniolo creiamo ancora più aspettative. È un giovane, ho detto l'altra settimana, di belle speranze che deve dimostrare, neanche più tanto giovane, perché ha 24 anni, insomma a 24 anni c'è gente che già ha 300 partite in Serie A e ha fatto 50 partite in Coppa dei Campioni, se vuoi essere veramente un top player. Questo non lo è in questo momento, basta, non è un peso, non è una cosa, devi giudicare quello che abbiamo visto ieri. La Roma ha giocato anche senza Pellegrini ieri, perché Pellegrini ha giocato al 20%, per cui... col supporto forse di Pellegrini e di Dybala può darsi che anche lo stesso Abraham può trovare più soluzioni, ma le caratteristiche sono quelle, che senza luce è più palleggio, perché lui non sa palleggiare o non vuol palleggiare, che lui ogni volta che prende la palla ne vuole dribblare quattro, sì, deve partire e sfruttare la forza fisica. Sì, perché la forza fisica non è che se vai addosso a un muro ti però fa male. Ho capito, ma abbiamo sbagliato la valutazione complessiva, Guido, del giocatore Zaniolo, perché improvvisamente stiamo dicendo io penso che... di no, penso che Zaniolo abbia avuto, cioè c'è uno Zaniolo prima degli infortuni e c'è uno Zaniolo dopo gli infortuni. Secondo me il problema nasce da lì, nasce da una la qualità principale di Zaniolo, qual è? La straripanza fisica, no? E secondo me dopo questi infortuni, questi due gravi infortuni al ginocchio, ha un po' perso questa forza questo fisica. Che dice Guido c'è, ma c'è anche il fatto che ti conoscono, perché quando Zaniolo ha cominciato a giocare non lo conoscevano le caratteristiche. Quando abbiamo detto di gara sveglia è così, perché conoscono le caratteristiche, allora non ti lascio più l'uno contro uno e ti venga a raddoppiare. Zaniolo non lo conoscevi, ha fatto delle buone cose, cose che fanno tanti giovani ragazzi. Ma Cabrari, che gioca nel Monza, ha 4-5 gol, fa 10 gol con la Sampdoria, fa 12 gol col Verona. Qui stiamo parlando di un ragazzo, tutto il rispetto, che ha un gol nelle ultime due stagioni. Ragazzi, ma veramente, io credo che un calciatore così protetto, buon per lui, a Roma, io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Un altro giocatore, dopo 3 mesi di prestazioni così, sarebbe stata la rivolta.